Assessore, sono iniziati i lavori per lo smontaggio della torre. Quali sono le tempistiche e quando prevede il rientro dei cittadini? Allora, devo dire che sono iniziati subito da parte della proprietà, che ha dato grande disponibilità sin dal primo momento. Devo dire che nonostante che le condizioni meteo di ieri, che ha sempre piovuto, quelle di oggi che sono molto più favorevoli, ci auguriamo nel giro, insomma, delle prossime ore, di avere il lavoro completato. L'obiettivo è quello di riportare le famiglie in casa il prima possibile, ovviamente inizieremo da quelle più lontane rispetto alla ciminiera, quindi l'intervento copre dal numero 3 al numero 35 di Via Luca Della Robbia, diciamo che i primi e gli ultimi civici potrebbero rientrare in casa già da domani mattina, comunque aspettiamo tutte le certificazioni di legge che sono necessarie per permettere alle famiglie di rientrare a casa. Devo dire che grazie all'intervento della Polizia Locale, della Protezione Civile e dei Servizi Sociali siamo riusciti a dare una risposta veloce a tutte quelle che erano le problematiche delle famiglie coinvolte. Ci piace pensare che da qui a 1, 2, 3 giorni al massimo tutte potranno rientrare nelle loro case, almeno quelle che e sono state sfollate da Via Luca Della Robbia. Ma La torre che fine farà? intanto è stata smontata, i pezzi verranno stoccati tutti al centro operativo, poi vediamo quello che si farà in futuro. Diciamo che la cosa importante è, vista la situazione, è che nessuno si è fatto male. E quando si parla di una struttura di quell'età lì con insomma, i mattoncini già bruciati, insomma, perché questa era una ciminiera, quindi caldo, freddo, fiammate improvvise, e la situazione del materiale non è il massimo, però noi siamo a disposizione per capire quelle che potranno essere le soluzioni future.